nuovissimo Draft Challenge su FC25. Dopo un inizio un po' a rilento, perché ancora non ho fatto tante partite, infatti questa sarà la mia terza partita dopo una settimana che è uscito il gioco, andiamo a fare la nostra primissima challenge. Primo Draft Challenge sarà il draft dei giocatori più forti. L'obbligo di questa sfida sarà prendere solo l'overall in ratings più alto, quindi molte volte potrebbe anche andare a rovinare l'intesa, intesa che quest'anno è molto importante perché non potremo nemmeno fare i cambi. Sosteniamo al massimo questa prima sfida, questa prima challenge di FC25 con un bel mi piace. Nei commenti fatemi sapere la vostra e consigliatemi la prossima sfida che volete che faccia. E proprio questa settimana è iniziata l'Europa League. Vi ho chiesto per la Champions e voglio sapere da voi: chi vincerà l'Europa League quest'anno? Fammelo sapere in un bel commento. Come non mostrarvi la nuovissima promozione di OK Calcio, il miglior sito di magliette a bassissimo costo. Maglie di una qualità top a prezzi bassissimi. Come vedete io adesso indosso la nuovissima maglia dell'Al Nassr, che ovviamente dietro scritto Ronaldo. Oltre a queste magliette che trovate tutte le nazionali di tutti i club, oltre ad avere un reparto clamoroso, retro, tute, magliette, il mondo, quindi qualsiasi cosa pensate sul sito la trovate, quindi dateci un occhio. Maglietta classica, bellissima, controluce, trovate tutte le varie sfumature, ovviamente il dietro, personalizzabile come volete. Nome del calciatore e numero di maglia personalizzabile, potete mettere anche il vostro. Questa maglietta volete andare oltre, volete il nuovo acquisto, l'acquisto della stagione? Non c'è problema, ovviamente Real Madrid. Guardate la nuovissima maglietta del Real Madrid di quest'anno, tutta bella bianca, ma il nome dietro molto importante. Kylian Mbappé. Vendono le tute, i piumini, i giubbotti e soprattutto le maglie di club e di nazionali e retro e limited edition. Non fatevi scappare questa super promozione. Io come sempre vi consiglio di crearvi un account prima di effettuare un ordine, e se avete domande o problemi nell'ordine o per fare un ordine, contattate subito la loro assistenza che vi aiuteranno. Dove detto questo, basta parlare, iniziamo subito. Eccoci nel draftino, andiamo a prendere il modulo. Tutti i moduli, cavolo, un po' bruttini. Andiamo con un 4-1-4-1, però non lo so, non mi fanno impazzire. Però dai, proviamone uno strambo. Secondo me quest'anno questi moduli strambi vanno. Ricordiamoci ovviamente, molto molto importante, è una challenge. Overall più alto obbligatorio. Quindi io sarei andato a prendere tutta la vita zero Roberto. Però la challenge è una challenge. Care obbligatoriamente, overall più alto 90, quindi dobbiamo per forza andare con lei. Che forse ti dico, De Bruyne sicuramente è il più forte, 90 di overall, poi la Gayore è un po' più buggata, però senza problemi, andiamo con KDB. Qui possiamo andare con l'81 che è Loftus, anche non male, non male, è un giocatore non tremendo, anzi secondo me la carta è anche bella. Che peccato, guarda, ci salviamo. Sto per dire che avrei voluto Diaby perché lo volevo provare. Però almeno la Rodman, overall più alto insieme a questa qui, possiamo andarla a prendere, almeno corre tantissimo, cioè almeno sulla fascia, ragazzi, andiamo così, andiamo come i treni. Andiamo con questo qui che dobbiamo cercare subito di cambiare. Esterno sinistro, oddio, Tadic, Sancho e Sadio Mané. Sarà Sadio Mané il nostro esterno se non ci uscirà qualcosa di meglio. Speriamo però che ci esca qualcosa di meglio. Qui l'overall più alto sono tutti 77, andiamo con Indica. Come portieri, Thibaut Courtois, molto molto bello, bellissimo, ci sta. Andiamo con l'altro DC che è un po' una cacata. Qua 81 miglior overall. Per adesso non è che non è una bruttissima squadra, però ci manca quel giocatore che dici minchia, abbiamo proprio il fenomeno. Ecco, ci manca quel giocatore che dici cavolo, abbiamo il fenomeno. Purtroppo proprio quello manca. Se potrà droppare un Mbappé, un qualcosa di centrocampo forte. Andiamo con questa qui, ma non penso di cambiarla. Dai, 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 con questo drop. Miglioriamolo. Sergio la bruschetta con 37 velocità. Sicuramente lo metto in campo. E dai, attaccante. Il top player, lo volevo ed eccolo qui. Vinicius Junior, bellissimo. C'era Foden, c'era Messi. Però bello, 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 Vini Junior, mettilo subito qui, bellissimo, cavolo, ottimo, ottimo. Andiamo avanti, speriamo di non fermarci. Altro giocatore top, Diego Milito, miglior overall. C'era la James, addirittura 86, madonna benedetta. Subito con lo zio Milito, per forza. Dai, 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 ti prego, non fermiamoci ora, FIFA, droppamene altri. Questo è il modulo e la challenge che siamo andati a fare.
Diego Milito, De Bruyne, Vinicius, questi sono i giocatori più forti che abbiamo trovato nel draft, tutti gli overall più alti, quindi obbligatoriamente solo giocatori più alti. L'Intesa, cavolo, adesso a guardarla abbiamo un piccolo problema con il CDC. Siamo con due oro non rari, però dobbiamo per forza tenerceli. Questa è la squadra, io ragazzi non vado a mettere tattiche, istruzioni o altro, perché come detto non sto proprio più giocando a questo gioco, quindi non so niente. Andiamo come dei novellini, diretti in game, vediamo cosa ci esce fuori subito nel match, speriamo bene. Recupero di palla, voglio subito darla a Vinicius che gli arriva. Fammelo vedere il Viniciusone. Corri Vini, corri Vini. Destro, sinistro, palla dietro di KDB per Loftus, che dà una palla vergognosa, zio Loftus. Non lo facciamo andare. No, 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 stiamo attenti. No! Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. Subito così. Prima azione, primo gol. Raga, devo ancora imparare a difendere, mannaggia. Subito a rientrare. Cioè, serve un po' di centrocampo, ragazzi, Loftus. Bella palla per Diego Milito. Milito! Bomba! All'incrocio dei pali, errore difensivo. È un bomber come Diego Milito, non può sbagliare. 1-1, 1-1. Quando ho detto che Loftus Cheek pensavo che era una buona carta, ragazzi, chiedo perdono. Mamma mia, è una merda. Una merda leggendaria. Ma che fa? Oh. Ma che cazzo c'ho come terzino sinistro? Pinco ponco. Stoppi palle e ti fai prendere così. Ma che cavolo stai facendo? No, ho mirato al centro, ho mirato. Oh, difenso, dai, difenso, difenso. E su. Oh, ma i terzini che c'hanno su sto gioco? Mi sembrano dei rincoglioniti. Dai, prendimela di testa, di petto. Bello. Dagliela. È bella. È bella. È bella. Diego, guarda Loftus. È bellissima. Che palo. Rodman. Parata, vabbè, raga, purtroppo c'è una sfiga comunque incredibile. Quest'anno lo vedo molto grave la situazione. Madonna se gliela dai lunga, madonna se gliela dai lunga, madonna se gliela dai lunga, ti prego non far... E andiamo! Bell'inserimento, il 2-2, meritato, cavolo. Aveva sbagliato quel gol, quel deficiente sul palo. Dai, 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 dobbiamo solamente stare attenti difensivamente, che i difensori, raga, fanno vomitare in una situazione rara. Eccola qua, bucato ovviamente, facile, facile. Cioè, buchi da tutti i lati. Cioè, proprio i terzini ti bucano da qualsiasi poro. Corri, 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 corri. E 1-2, mi ha fottuto. E che palle, difensivamente faccio cacare, ragazzi. Difensivamente, raga, non faccio proprio vomitare, mannaggia. Bravo, Vini. Diego. Diego. E porco Giuda. Sono i miei difensori, fanno cacare. I suoi sono veramente belli attivi, gli esports. Niente. Dritto per dritto Dembélé, porco Giuda. Dritto per dritto, niente da fa. Dai, almeno come l'anno prima questo è rimasto uguale. Meno male, se no avevo tirato già il terzo anello. Il pressing non ce l'ho, ovviamente non ce l'ho perché non l'hanno levato, non so come si mette con le freccette. Quindi dobbiamo solamente sudare. Dai, 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 dai. Dai che zio Perone qualcosa ti può cacciare. Dio ti prego entra. Dio ti prego entra. No, sono sei, questa è colpa mia, sono un idiota. Dai, muoviti dalla. Sali Mané, Mané muoviti, sali. Non abbiamo tempo da perdere. Muoviti Sadio. Dalla fuori a K. K dalla interna. Rodman, come la stoppi? Schifo di giocatrice che sei. Dio, vieni. Madonna di Dio, dov'hai Raum? Ma vai in pensione, figa, lascia il gioco, no. Un minuto di recupero, sei vergognoso, no, va alla bandierina. No, va alla bandierina e va fuori, Ripperoni, no. Vabbè, potevamo giocarla meglio, vabbè, difensiva, madonna come siamo messi male difensivamente. Oh, ma che, ce la fa andare, peccato, ci stavo sperando, che palle, vabbè. Se difendiamo così la vedo veramente dura. Se difendiamo così vincere. Questa è la seconda, io giuro, forse l'ultima volta che ho perso due partite di fila in FIFA. Sarà stato forse su FIFA 14 o 13 che non ci giocavo, ovviamente. Ovviamente purtroppo anche a questo gioco non ci gioco più, per questo ovviamente ho perso la mano. Però peccato, è la difesa proprio che non riesco a capire come difendere. Sono tutti così scarsi, porca troia.
Vabbè, la squadra avversaria era anche più forte di noi. Teneva Dembélé, Olwairan, Adeyemi. Comunque era una grande squadra. Hazard, una grande squadra, per carità. Però non siamo stati così male. La difesa, proprio la mia pecca è la difesa. Dobbiamo, cavolo, migliorare. Se avete consigli, ragazzi, datemeli nei commenti, mannaggia. Sì, niente, è già il termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Amareggiati da questa sconfitta, ma torneremo, impareremo, metteremo qualche tattica di mezzo, perché sennò qua non ci muoviamo. Io, ragazzi, come sempre, vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio il sostegno, Dex e tutto. Haters make me famous.